manifesto sulla crisi, cosa succede in una famiglia quando il capofamiglia perde il lavoro, e poi vorrei concludere con un testo che ho dedicato ad un poeta a cui non si può non voler bene, un caro amico che è Pierluigi Dalpello. In cuo nel mio fiol più piccolo mi arrivava la sua cameretta un po' che le macchinette rotte in man, rodè e tocchi di plastica che caschea fra i piastrelli del pavimento a sua voseta prima di lui, ladrio il corridoio. Papà, se non riesci a trovare lavoro in una fabbrica potresti fare il meccanico che aggiusta le macchine, intanto incomincia ad aggiustare le ruote di queste mie che sono rotte. E allora mettermela con cazzavide c'è, la pazienza che non ho mai bu a provare una rodea cavata di qua e una attaccata di là a tornare a far correre che macchinette. Chissà se il destino farà la stessa pazienza con me, se che sarà un qualcun buon di tornarmi a vidare i sesti te man, perché posso tornare a correre anche a loro al pan. Oggi il mio figlio più piccolo è arrivato dalla sua cameretta con un mucchietto di macchinine rotte fra le mani, ruote e pezzi di plastica che gli cadevano sulle piastrelle del pavimento, la sua vocina prima di lui, lì lungo il corridoio. Papà, se non riesci a trovare lavoro in una fabbrica potresti fare il meccanico che aggiusta le macchine, intanto incomincia ad aggiustare le ruote di queste mie che sono rotte. E allora mettermi lì con un cacciavite da orologiaio e la pazienza che non ho mai avuto a cercare una ruota tolta di qua, una fissata di là, a tornare a far correre quelle macchinine. Chissà se il destino avrà la stessa pazienza con me, se ci sarà qualcuno capace di riavvitarmi i gesti nelle mani affinché possano ritornare a correre anch'esse per il pane.